chi sono io dinanzi a te? La tua luce mi abbaglia, eppure mi sembra di riuscire a vedere meglio. A un tratto tutto è chiaro. Intravedo una via, una vita nuova. Mi inginocchiai innanzi ad essa, piansi, pregai e sognai. Chi è questo giovane? Voglio raccontarti la sua storia. Si chiama Francesco Spinelli, ma dobbiamo fare un salto indietro, più di 150 anni fa. Bartolomeo Spinelli e Emilia Cagliaroli erano due giovani verdellesi che lavoravano a Milano per una famiglia molto ricca. Avevano già un figlio, ma ne desideravano tanto un altro. Così, il 14 aprile 1853, nasce il piccolo Francesco. Il piccolo Francesco cresceva, diventava grande e a scuola aveva un sacco di amici con cui amava tanto giocare. A seguito di un triste incidente, dovette usare per un po' di tempo le stampelle. Non poteva così giocare. Un giorno si fermò a pregare davanti alla statua della Madonna e in quel momento sentì una fortissima emozione. Quante domande nel cuore di Francesco quando pensava al suo futuro. «Signore, che cosa vuoi che io faccia?» si chiedeva. Crescendo, capisce che la sua strada è accanto a Gesù. Decide di frequentare il seminario di Bergamo e diventa sacerdote. Francesco non perde neanche un minuto per far conoscere Gesù e parlare di lui, a tutti, piccoli e grandi. Una domenica, mentre sta predicando, una ragazza di nome Caterina si sente attratta dalle sue parole. Parla con lui e gli comunica il suo grande desiderio: adorare Gesù giorno e notte e aiutare i poveri e i piccoli. Pieni di gioia e di entusiasmo, Caterina e Don Francesco si danno da fare per trovare una casa per la nuova comunità. Tante ragazze, innamorate di Gesù, decidono di lasciare le loro famiglie e di unirsi a questa nuova missione per formare questa grande famiglia. Le porte della casa di Don Francesco e delle sue suore sono sempre aperte a tutti. Chi non ha un letto per dormire, chi ha bisogno di vestiti, chi ha bisogno di qualche soldo o di qualche cosa da mangiare, non esce mai a mani vuote. Il cuore di Don Francesco sta diventando grande come il cuore di Gesù. Don Francesco è stato davvero l'amico di Gesù, fino in fondo. Anche se nella sua vita ogni tanto ha provato momenti difficili, ha sempre perdonato tutti. Nel suo cuore non c'era spazio per l'odio e la vendetta, ma solo per l'amore, il perdono e la misericordia.